passando la preparazione, adesso siamo circa, siamo per cena, dei sofficini, chiamiamoli così, versione alleggerita, quindi impanati nella crusca invece che nel pan grattato, cotti al forno e con ripieno di verdure. Useremo la solita crepiera per cuocere le verdure, così il ripieno poi sarà freddo da mettere all'interno dell'impasto. Adesso, allora, abbiamo tagliato, adesso vi metto la preview perché poi le verdure cuoceranno. Qui ho messo un po' di olio che è andato tutto ai bordi e dei cubetti di aglio, in questo caso ho usato quello surgelato, però vabbè, il surgelato rispetto al fresco cambia poco, però è questione di praticità, anche perché sono stravolta, strano. E adesso, appena sarà caldo, metterò le verdure lì, ho tritato del basilico che ci sta molto bene. E poi dovrà essere freddo, per quello vi faccio la preview. Poi la video ricetta, visto che comunque è una versione alleggerita, poi vi farò anche la video ricetta dei tra virgolette sofficini classici fritti, quelli che troviamo insomma in commercio, che possiamo farcire con quattro formaggi oppure prosciutto e mozzarella, come sofficini insomma. Però questa è la versione alleggerita, perché andremo a cuocerli al forno e ad impanarli nella crusca d'avena e in una mistura di più albume che tuorlo e latte scremato prima di passarli nella crusca d'avena, quindi le calorie, i grassi e tutto quanto si riducono molto. Adesso, appena è caldo, andiamo a versare qui le verdure. Vediamo di non fare casino. Lascio un attimino rosolare, facendo partire dei pezzi di verdura da tutte le parti, e porta a cottura. Io aggiungerò un pizzico di sale dell'Himalaya purezza 100, però potete insaporire o con del dado, mi raccomando, dado vegetale tipo color Rapunzel. Trovate anche nei reparti, sia nei reparti bio dei discount o dei supermercati, non c'è bisogno di andare da Natura, sì, senza glutammato monosodico, preferibilmente senza lievito se proprio volete usare il dado, ma non è necessario. Io utilizzerò dei cristalli rosa dell'Himalaya, che però, cristalli puri dell'Himalaya che però non sono rosa, in questo caso sono bianchi, e lasciamo rosolare un po'. Quando le verdure sono ben rosolate, che sfrigolano, è molto importante l'antiaderenza, ragazzi. Ovviamente scegliete la pietra o il comunque l'antiaderente, che evitate il teflon, mi raccomando. Quando sono ben rosolate, che fanno questo rumorino, aggiungiamo un bicchiere di acqua calda e portiamo a cottura. Ok, portiamo a cottura finché non si asciuga l'acqua. Devono rimanere un poco croccantine. Non aggiungo il pepe perché vabbè, che i bambini non è che amino molto le verdure, però quei sofficini, se ci si aggiunge magari del formaggio a pasta filata, magari alcuni bambini
Nel caso potete tritarle con il tritatutto, così almeno si ottiene una cremina. Io qua il tritatutto non ce l'ho e poi le volevo fare a pezzi. Quando sono pronte le mettiamo a raffreddare, poi stasera prepareremo la base, la pasta per i sofficini, sempre virgolettato, e avremo già l'impasto freddo, perché è importante, altrimenti il contatto del ripieno caldo con la lunetta da preparare farebbe fare un casino. Verdure sono pronte, ho spento il fuoco, sono cotte ma non troppo, un po' croccantine. Le lascio raffreddare un po' e le trasferisco in una terrina e andrò a coprire con della pellicola. E appena sono un pochettino fredde. Allora, le nostre verdure sono pronte, raffreddate. Ora vado a coprire con la pellicola. Con una mano sola è un disastro. E in modo che conservino bene il sapore. E questa sera ci fanno un po' di vapore perché non sono proprio fredde fredde, ma un po' di condensa, ma sono tiepide. ASMR di soffocamento in corso, non ci fate caso. Adesso queste qui riposeranno fino all'ora della preparazione. Ci vediamo poi con la preparazione dei sofficini light alle verdure. A più tardi. Ciao ragazzi, ciao ragazze, eccoci qui a preparare i sofficini light di cui vi ho fatto il ripieno di verdure stamattina. Allora, ho preparato gli ingredienti. Circa 120 grammi di farina, questa è farina zero, proverò anche con la 00, vi saprò dire. Un uovo a cui aggiungeremo un po' d'albume, così ad occhio. Questo serve per l'impanatura. Della crusca di avena che sostituirà il pan grattato. 50 ml circa di latte da aggiungere per l'impanatura, 20 grammi di burro, in questo caso è quello del latte usato De Paoli. Ma insomma, non, cioè, ovviamente del lattosato light riduce ulteriormente, alleggerisce Questi ulteriormente la sono ricetta. 200 ml di latte scremato. Allora, prima cosa. Nel pentolino, io adesso non ho il pentolino qui antiaderente, quindi si formerà una patina. Mettiamo il latte e il burro. Mettiamo il latte e il burro, accendiamo il fuoco e lo facciamo sciogliere. Lo dobbiamo portare quasi ad ebollizione, ma non proprio ad ebollizione piena, ok? Aspettiamo che si sciolga. Ok, allora adesso mi devi dare un secondo una mano. È quasi d'ebollizione, aggiungo in un colpo solo la farina. Ok, formiamo una palla cercando di non ustionarvi le mani come ho fatto io e la avvolgiamo nella pellicola e la lasciamo riposare per mezz'ora. In attesa che l'impasto riposi, prepariamo la base per la panatura. Abbiamo messo un uovo intero e dell'albume a piacere. Aggiungiamo circa 50 ml di latte, in questo caso scremato. E un pizzico di sale. Le riprese fanno cacare perché sto usando il cellulare, però vedremo di fare di meglio. Ora aspettiamo, questo lo copriamo, aspettiamo una mezz'oretta e poi andiamo a stendere l'impasto. A dopo, cioè per voi a subito.
Ok, amici, non girerò mai più una video ricetta col cellulare. Un incubo. Va bene, ormai è andata così. Il panetto togliamo dalla carta la pellicola e lo mettiamo, lo posizioniamo tra due fogli di carta. Mi sollevi un attimo questo? Tra due fogli di carta forno. È fondamentale, altrimenti vi si spiattella tutto. Adesso col mattarello lo vado a stendere fino fino. Mi servono due mani, per cui, anche perché Tiuso sta facendo uno spuntino, mi servono due mani. Si toglie la carta forno che vedete viene via facilmente, lasciamo così di modo che poi con un copo pasta deve essere circa 10 centimetri, facciamo i tondini. Rimpastiamo. Qua ho infarinato un vassoietto e vado ad appoggiare i tondini. Ovviamente si reimpasta fino a ottenere, adesso io ve ne farò vedere 4. Vola tutto. Cose fatte bene.it. Ne faccio vedere 3 per ora. Andiamo i tondini così, adesso li andiamo a farcire. E a impanare. Ho mescolato un po' di grana alle verdure preparate precedentemente, mettiamo un cucchiaio di ripieno al centro proprio, è già anche troppo questo, del cosettino. Pieghiamo su se stesso. Il primo viene sempre di merda, come tutte le cose che si fanno. Io però adesso faccio così, ci metterò il trucchetto. Faccio doppio questo qua. Ok, il primo è sempre così. Con i rebbi della forchetta abbiamo piegato, adesso lo passiamo prima nella mistura di latte, albume e uovo e poi nella crusca d'avena. E il primo è pronto. E procediamo così. A dopo. Allora, sto preriscaldando il forno a 180 gradi, forno ventilato, questo è elettrico, e ho spennellato un po' di olio di mais su della carta da forno e vado ad adagiare i due sofficini. Allora, se nel caso doveste friggerli, questo qua uscirebbe fuori il ripieno perché ho fatto le cose un po' alla carlona, nel senso che serve la macchina fotografica e servono quattro mani. Allora, ungiamo bene ed andiamo ad infornare circa per 20 minuti, quando il forno è ben caldo. Col pennello ungiamo per bene e ci vediamo a cottura ultimata. I sofficini stanno cuocendo e speriamo bene. Eccoli qua pronti. Non vi dico la fatica, ragazzi, perché servivano quattro mani e la macchina fotografica. Si stanno raffreddando, l'aspetto non è dei migliori. E confessione, col resto del coso abbiamo fatto un mega sofficione che sta cuocendo in forno perché cioè, ci è voluto tutto il giorno, ma è una questione di organizzazione, devo prendere il ritmo. Qua sta cuocendo tutto il resto insieme nella teglietta. Spero che l'idea vi sia piaciuta. Adesso sono tipo lava, altrimenti vi farei l'assaggio. E ci vediamo alla prossima ricetta.
un po' più organizzata. Ciao!